ci hanno messo in due camionette, nelle celle di due camionette. Io ero in una cella con altre quattro compagne. Quando chiedevamo l'acqua dicevano dovete aspettare, quando chiedevamo ma quando potremmo avere informazioni ci prendevano in giro. Quando ho chiesto come le altre ragazze di poter andare in bagno, ci hanno spiegato che nonostante fossimo già state perquisite dovevamo fare pipì, cosa che purtroppo è successa, con la porta aperta e due poliziotti che ci guardavano. Avrebbero manifestato, certo, ma nel rispetto delle regole, e nonostante questo sarebbero stati fermati e tenuti sotto chiave dalla polizia tedesca per ore perché potenzialmente pericolosi per lo svolgimento del G20 in corso ad Amburgo. Un'odissea che un gruppo di italiani, di cui fa parte l'europarlamentare pugliese Eleonora Forenza, vive dal pomeriggio di sabato. La Forenza è stata rilasciata insieme ad altre quattro persone, ma ha deciso di attendere la liberazione di tutto il gruppo. È una procedura che loro ritenevano necessaria perché avevano notizie che gli italiani che sarebbero arrivati ad Amburgo per fare scontri la sera di ieri. E a quel punto io ho dato per prima i miei documenti, cioè il passaporto del Ministero degli Esteri, il tesserino parlamentare, ho specificato che ero un europarlamentare che potevo assolutamente garantire per le altre persone e nonostante diciamo mi fossi qualificata hanno ovviamente hanno chiesto i documenti a tutti, ci hanno perquisiti. E non ci hanno detto la motivazione del fermo e dopo un bel po' di tempo ci hanno comunicato che eravamo in stato di arresto. Per Forenza un segnale inquietante di come le norme sull'arresto preventivo dettate dall'esigenza terrorismo possano generare effetti distorti. La pratica dell'arresto preventivo che in Italia è stata diciamo definitivamente sancita dalla legge Minniti-Orlando è diventata è lo stato di eccezione permanente che ormai vige in Europa, per cui tu senza aver commesso nulla puoi essere detenuto. Ormai i fermi sono andati ieri alle 4, da quasi 24 ore, noi non sappiamo perché 10 nostri compagni sono in cella.